Salve amici, ve la ricordate questa coppa che ho fatto circa un anno fa? Mi è venuto desiderio di fare una variante dello stesso progetto. Vi indico qui il link del precedente progetto. Ho utilizzato l'altra metà del tronco rimasta che giaceva impolverata da allora. Comincio a modellare l'esterno e questa volta faccio una presa mandrino ad espansione, diversamente dallo scorso lavoro. Dopo aver tracciato il profilo dell'orlo superiore, segno i 12 punti in cui ho diviso la circonferenza. Il disco ArborTech è già montato sulla flex e aspetta che io aggiunga la protezione che vedete accanto. E adesso faccio i 6 scavi esterni cercando di non andare oltre le curve tracciate. Ho montato un disco a lamelle per smussare le asperità. Che poi provvedo a levigare con una roto orbitale. Il legno lo vedete lucido perché l'ho nutrito con olio di lino cotto. Applico il mandrino nella presa . Giro il pezzo e tornisco l'interno. Col disco ArborTech ottengo i 6 vuoti alternati ai primi fatti dall'esterno. Anche qui il disco a lamelle prima e la roto orbitale poi mi permettono di levigare gli orli.
Ed ora ecco la seconda variante. La prima era stata la presa Mandrino in espansione. Elimino il legno superfluo per lasciare solo 3 piedini alla base. Oltre al disco già visto, mi servo del Dremel e di vari Riflower. Cospargo di olio di lino cotto le parti stressate dagli utensili e anche l'interno. Dopo che l'olio si è asciugato, stendo una mano di turapori, seguita da una leggera spagliettatura. E infine procedo alla finitura secondo il solito ciclo Shella Wax. Eccola, la coppa finita nella nuova versione. Spero che vi piaccia.